Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Floppy e oggi vi farò vedere come ho costruito delle schede per il controllo delle persiane elettriche. Buona visione! Dato che stiamo ristrutturando casa, abbiamo deciso di installare le persiane elettriche. Avevo bisogno quindi di qualche elettronica per poterle comandare. I pulsanti programmabili che si trovano in commercio costano almeno 60 o 70 euro l'uno, quindi a persiana. Di conseguenza ho pensato di farmele e risparmiare qualcosina. I motori necessitano di due comandi, uno per girare in senso orario e uno per girare in senso antiorario, quindi una fase per alimentarli e due neutri per le due direzioni. Come primo step ho fatto una breve ricerca sui motori che ci hanno installato. Non avendo trovato nessun sito, ho provato a cercare altrove e l'unica cosa che ho trovato è stato questo video su YouTube che spiegava la procedura di assemblaggio delle tapparelle. Mostravano per fortuna anche i collegamenti da fare. In pratica il nostro circuito deve essere composto da due pulsanti che chiudono uno dei due neutri del motore al neutro della linea di alimentazione. Quindi, considerando la batteria come linea di alimentazione 220 V di casa e i LED come le due direzioni del motore, abbiamo che premendo il pulsante, ovvero chiudendo il neutro del motore, abbiamo il motore che gira in un senso, premendo l'altro pulsante gira nel senso opposto. Quindi ho fatto un giretto su Amazon e ho comprato questi pulsanti doppi. Potevo usare anche solo dei pulsanti per comandare le persiane, ma bisognava rimanere con il pulsante premuto per alzare ed abbassarle. Potevamo usare anche i pulsanti interbloccati. In pratica questi interruttori rimangono premuti automaticamente finché non si preme il pulsante opposto. Ma abbiamo preferito fare un sistema ad hoc per poter aggiungere anche delle gesture. In pratica questi interruttori rimangono premuti automaticamente finché non si preme il pulsante opposto. Come prima cosa ho creato lo schema del circuito, dove abbiamo il microcontrollore che comanda la persiana con il connettore per caricare il firmware, il sistema di regolazione di tensione a 3x3, i terminali a vite per poter collegare il pulsante doppio e la parte di alimentazione che comprende l'alimentatore da 220V a 5V DC e i due relè che collegano i neutri del motore al neutro della linea. Ho aggiunto due diodi in antiparallelo ai coil dei relè per proteggere i due MOSFET che attivano i relè. Arrivati i PCB, ho incominciato subito con l'assemblaggio. Ho fatto la pannellizzazione che così con il prezzo di 5 schedine me ne sono fatte fare 20. Dopo essermi preparato tutti i componenti e la pasta saldante sul tappetino da saldatura, ho incominciato con l'assemblaggio. Ho saldato per primi i componenti SMD, come il microcontrollore e i MOSFET. Poi ho saldato la parte through-hole, ed ecco qui le 5 schedine finite. Come si può vedere, sono risultate abbastanza compatte. Sul layout mi ero dimenticato di aggiungere i diodi sugli avvolgimenti dei relè. Sul progetto che vi lascio in descrizione questo errore è già stato risolto, quindi avrete i pad dove saldarli. Per questo circuito ho disegnato un case che poi ho stampato con la stampante 3D, con i fori per collegare i relè e il pulsante doppio. Come si può vedere, qui sto stampando tre case per i circuiti, poi ho le prese per collegare poi i pulsanti al muro con una Thinker SE gentilmente offerta da Lincoln Electronics. Vi lascio ovviamente in descrizione il link della sua pagina Instagram e del gruppo Telegram. E ora resta solo aggiungere gli inserti filettati nei pezzi che tengono in posizione i pulsanti e montare il case della scheda. Bisogna prima inserire il circuito e poi con delle viti autofilettanti da 2 mm, lunghe 8 mm, si avvita il coperchio del case. Questo è il risultato finale.
con sopra annotate le funzioni di ogni connettore e a lato i fori per poter inserire e fissare i vari cavi elettrici. I pulsanti vengono inseriti a pressione e agganciati ai pezzi stampati in 3D. Questi supporti vengono poi avvitati su una piastra in acciaio inox che poi viene alloccata sul muro. Ora per programmare le nostre schede per le tapparelle prendiamo una Nucleo Board o un ST-Link. Io preferisco la Nucleo che sto più veloce a connettere tutto, con un cavetto che verrà collegato su questo connettore qui. Colleghiamo il nostro coso, adesso avremo i relè impazziti perché non abbiamo nessun programma dentro. Con Arduino IDE facciamo carica, attendiamo che compili. Ok, è andato tutto bene perché abbiamo il LED verde che lampeggia. Adesso lo dobbiamo fare per tutte le altre schede. Questo è il motore. Praticamente è l'albero della persiana con all'interno quello lì giallo che è proprio il motore. Qua ha il cavo che viene giù, ha 5 collegamenti. La massa che è messa a terra, la fase e due neutri. I due neutri sono uno per una direzione, ovvero in su, e l'altro per la direzione in giù. Ho fatto il primo test col programma fatto e finito. Quando si preme in giù, la persiana incomincia a scendere. E scende del tutto. Premendo su una volta sempre, le persiane ritornano su. Se premo due volte in giù, arriva ad appoggiarsi e lasciarle sfese per un po' di giro di aria. Inizia a scendere. Poi si ferma con un po' di sfese. Se invece vogliamo aprirle a metà, possiamo cliccare due volte in su. Lui comincia ad andare in su finché non si ferma circa a metà. Infatti si è fermato a metà. Quindi questi sono i collegamenti. Fase neutro. Poi due neutri che sono il nero e il grigio e l'altro neutro generale che è collegato al luogo connector direttamente. Ci sono i cavetti all'interruttore, verrà tutto infilato qui dentro. Questo è il risultato dopo aver montato tutto. Pulsante sopra, pulsante sotto. Questa schedina può essere usata non solo per controllare delle tapparelle, ma per qualsiasi altra applicazione. Di fatto sono due relè programmabili, quindi potete dare sfogo alla vostra immaginazione. Se siete arrivati fino a qui, vi ringrazio della visione. Mi raccomando, non dimenticatevi di mettere like se il video vi è piaciuto. E come sempre vi lascio in descrizione il link al mio sito dove potete trovare degli articoli sui progetti che tratto su questo canale e non. Se invece volete supportarmi, potete passare nella mia pagina Ko-fi dove potete comprare le mie magnifiche floppy board oppure fare una piccola donazione. Vi ringrazio, alla prossima!